Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Allora, argomento molto interessante perché riguarda tanti di voi che soffrono di questo problema appunto dell'epicondilo sia mediale che laterale. Allora, mentre se si hanno magari patologie conclamate e si hanno fastidi appunto all'avambraccio per quello che riguarda epicondilite o epitrocleite, che in questo caso riguarderebbe l'epicondilo mediale, quindi la parte interna del braccio, ora ve la mostro, no, giusto per farvi capire bene. Allora, l'epicondilo si trova in questa parte qua. Questo è il mediale. Quindi se senti un fastidio in questa zona qui, è un'epicondilite mediale, ovvero epitrocleite. Questa fascia qui, allora, praticamente ha la possibilità di avere un cuscinetto pressore che ci permette di, appunto, trattare con questa digitopressione la zona infiammata. Quindi, nel caso di epicondilite laterale o mediale, si andrà a scegliere dove mettere il cuscinetto. Quindi in questo caso, se io vi mostro così la fascia, andrei a gestire la parte R, quindi il braccio destro, perché ho il cuscinetto da mettere in questo modo, così, perfetto. E poi andrò a mettere su un piano questo bracciale. Io per praticità ve lo mostro in questo modo, io lo utilizzo così, già lo fisso, poi inserisco il braccio e vado a stringerlo, visto che il cuscinetto messo alla parte sinistra andrà a toccare l'epitrocleite, con il cuscinetto messo andrò poi a stringere e partirà la pressione sull'epicondilo mediale, questa zona qua. Mentre viceversa, se lo mettessi sulla parte esterna, quindi se lo mettessi qua, andrei una volta di nuovo imbracciato, andrei a toccare l'epicondilo laterale. Eccolo qua, molto semplice. Ho già gli elettrodi perché sto facendo un trattamento, perciò è giusto per essere preciso. E questa fascia qua si trova tranquillamente anche su Amazon, ai tempi di consegna un pochino lunghi, ma la trovate anche magari in una buona farmacia ortopedica. Perciò io ho messo il link in descrizione, ma se avete una farmacia che ve la vende uguale, va benissimo lo stesso. Ragazzi, non vi resta che iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Ragazzi, Se il prossimo tutorial, al prossimo video con Fabrizio Ferri, il vostro personal trainer.